Camilla, ti me fai carte, una col volerselo e una col farselo. Così poi magari... E invece, sulla quinta dose... Comunque, chi vuole se lo vorrei fa, far rispondere in diretta a dottoressa Russo. No, ecco, sentiamo una dottoressa. Dimmi, Bodin. No? Cosa c'è? Perché? Anche lei? Chi? Anche scuola nasale. La dottoressa lei. Russo allo scuola nasale. Vabbè. Gliene ha tanto? Vabbè. Tanto. Sì. Ah, intriso tutta la moquette casa. Ma no, ma dai, no, ma non ci credo. Cos'è? Cosa spunta di lì? Cos'è questo? Ma cos'è quella roba? È il fungo che è stato trovato sulla moquette russa. Addirittura ne escono i funghi dallo scoro nasale. Allora vi dico, il messaggio si è chiaro. Se non volete trovarvi funghi vasaloni, velenosoni, velenosi, che mi mortano, sì, allora fatevi mortano la quinta dose. Ecco, perché questo è venoso. Quello è velenoso. Se vede dove la mela è qui sotto. È vero, va bene. Ti vedi la mela? Va bene, boh. Sì, l'abbiamo vista la mela. Sono arrivati basta tutti? Sono arrivati sì, tutti? Oh, cominciamo veloci perché stasera ho tante serie comunicazioni, tanti ospiti. Vi avevo qui a lista degli ospiti, ospiti. Vabbè, ma che avevo qui, c'era in ma tasca. Ma può anche non dirla alla lista? Chi se... No, Camilla. Cosa c'è? Dammi a cartea con la lista di posti dove metto le liste. Ci vuole anche no, quella, certo. Non importa, tanto l'ho mesomirata. Allora, perché io ho una memoria come fico della girandola. No, no, come no, plico no della fruttivendola. Vabbè, comunque. Che pasticcio. Allora, come ospiti, mamma per parlare delle grandiose iniziative da regione, sì, di cui poi vi dirò, di stasera avremo Furlano, Furlan, chi è? Tonino Tonin, Odoacre Battiston, di Rimpetaio di Mirko del Radio Più e i Beatles. I Beatles? I Beatles? Ma cosa dici? È possibile, Abadì? Ma no, no. No, ah, no, i Beagles. Ah, cos'è? Beagles, Beatles. Sono dei cani. Sono, perché... Allora, se questa iniziativa dei cani da diporto, per sì, iniziativa sulla caccia al tartufo che si terrà in Veneto. Ah, vabbè, questo è carino, è questo... Cos'è? Cos'è questo, Bodin? Sei un tartufo questo? No, non sembra un tartufo. La ciappa al cane? Ma non è un tartufo. Ma non è anche, neanche, manchi iniziata che la sa ciappare. Ma non è un tartufo. Ma non mi pare un tartufo ma questo. Ma no, sembra più... Ti che è sicuro? Ma no, secondo me è un ovulo. Ti devo calassare? È un ovulo quella roba lì, È un ovulo sicuramente. Sono buoni gli ovuli, anche sono pregiati. No. No, non piace una zaia gli ovuli. Cosa c'è? Non è tartufo. Da un gusto strano. No, ma infatti non è... Ma guardi che sono buoni gli ovuli, vabbè. Strano che abbia tutta sta... Addirittura, ma no. Gongoia, Ha ingoiato l'ovulo. Vabbè comunque la cosa più importante sì è che partirà sì il campionato del canoa. Di canoa, ecco, questo sì è importante. E dopo vi farò vedere il Romolo. No, non credo. No, scusami, è Remo. Il Remo, semmai, sì. Ah, no? No. Pagaia. Pagaia. È vero, perché sì nella Repubblica Veneta... Non è, sì. C'è stato Romolo che ha fatto fuori Remo con una pagaiata. Dimmi, Camilla. No, ma cosa dice? Ah, no, c'è la storia di Roma? Quella sì, la storia è vero, Romolo, Remo, Roma. Sì, noi ci abbiamo Padova, Prosecco, Pagaia. E poi vabbè, se stupiscono... Vabbè. Che scrivo libri, ragioniamoci sopra. Sì. Vabbè, il campionato del canoa non è l'unica roba. No, infatti, ecco. Di iniziative giorno del Veneto. Cos'altro c'è? Abbiamo anche il Giro d'Italia. Che passerà di lì. Che in Veneto farà delle tappe green. Ah, bello, green. Perché green. Noi stiamo cercando, vero Bodin? Sì. Noi vogliamo abolire la plastica. Bravissimi. Quindi fino a Brescia le biciclette vanno hanno e gomme de gomma. Come tutte le bici. Ma da Verona sì si smontano le gomme de gomma e si montano i tubolari da cuoio. Ma no, come si e fa? E poi una roba grandiosa sul fotovoltaico, adesso non la dico. Ma sì, ma la dica. La dico? Ma la dica. No, non la dico, la dica, dai. Sì. Stiamo firmando l'accordo per annettere il sole al comune di Caorle. Ma cosa sta dicendo? Beh, insomma, ma vabbè, dimmi, sì, poteva non dirla. Cosa c'è? Ma era un tartufo quello? Ma no, era un ovulo, infatti. Avevo ragione io, era un ovulo. Era un ovulo. Cioè, non è neanche un ovulo. Come no? Cos'era? C'era un calzino del marito della Russo. No! Che si era appiccicato con lo scol nasale. No, che schifo! No! No! Che cazzo ti botto, Sato?